discepoli e discepole di Gesù. In pochi versetti ci viene raccontata la vita concreta della prima comunità cristiana intorno a Gesù, uomini e donne che decidono di offrire la loro vita per l'annuncio del Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. E questa l'opera più importante della Chiesa. È Cristo la buona notizia da annunciare. È in Lui che il Regno si realizza, in Gesù, il Dio con noi. È incontrandolo che io accolgo in me il Regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Gesù è accompagnato da discepoli e discepole. Di loro si ricorda che siano state guarite nel corpo e nello spirito. Donne che in Gesù hanno ritrovato se stesse. Ritrovato un amore così grande da spingerle a lasciare tutto per seguirlo. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Ne vengono ricordate alcune. Esse esercitano la carità nella Chiesa. Da loro dipende l'esito della missione. Diventano missionarie nelle case e tra le donne. Tutti nella Chiesa siamo discepoli e apostoli.